Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a esplorare dei nuovi percorsi fino a forse battere il terzo capitano, il terzo capo della Battle Frontier, il terzo rappresentante, non so bene come definirlo, comunque il terzo che sarebbe Tucker. Ho ripreso Corphish in squadra perché Ash ho visto che userà Swallow e Corphish. In quella battaglia sarà tipo impossibile vincere, però avremo Corphish, cercheremo di allenarlo un po' e vedremo cosa riusciremo a fare. Per andare là, nel frattempo, potremmo quindi volare con volo, perché ci avevano detto che era vicino alla Vandonia. Quindi andiamo alla Vandonia, eccoci qui. Vedete questo percorso qui che non abbiamo mai fatto, che porta al Battle Dome? Dovremmo esplorarlo tutto. Partiamo dalla Vandonia. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Vi ricordate la battaglia con Tucker, magari? Se sì, fatemelo sapere. Ora possiamo passare da qui? Sì, Battle Dome. Vai. My Pichu just learned this move, so I guess I can teach it to you. Volt Tackle. Ok, questo è Volt Tackle. Forse è tradotto così anche in italiano? Perché mi ricordo un Volt Tackle da qualche parte, il che non è male, nel segnale a Pikachu. Però sinceramente Thunder Punch è meglio, cioè tanto non gli servirà mai un attacco così potente. Sinceramente non gli servirà mai un attacco così potente. Mi tengo Nuzzle per i leggendari? No, non voglio imparare. No, ho detto che non voglio imparare, grazie. Quindi me lo tengo così. Beh, ricordatevi comunque che lì c'è la signorina che vi insegna Volt Tackle, che non penso sia Locomovolt, anzi è proprio Volt Tackle e basta. Allora, iniziamo a sfidare gli allenatori. Questo percorso mi sa che saranno tipo strapieni di allenatori. Noi li sfideremo tutti, cercheremo di batterli nel modo più veloce possibile, ok? Andiamo di Leaf Blade. Vediamo se riusciamo a batterli molto velocemente questi allenatori e prendere tanti punti esperienza. Qui il fish, lasciamo il buon Sceptile, andiamo di Energy Ball. Perfetto. Poi Surskit. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow che si allena un po'. E andiamo di Aerosalto. Ah, Aqua Jet mi ha usato, va bene, mossa con priorità, per quello ho attaccato per primo. Perfetto, non si è manco accorto questo che l'ho battuto. Vai, andiamo a battere anche lui. No, questo ci dà una Netball. Perfetto. Tu invece sei un allenatore? Certo che sì. Ma certo che sì. Sei un avicoltore. Ok, che manda in campo Firou. Quindi non sei molto indicato per combattere contro il mio fantastico Sceptile. Manderò Snorlax allora. Vai, Snorlaxone. Drill Pack mi fa relativamente male. Focus Energy, va bene. Andiamo di due Body Slam. Perfetto. E ecco qua. Fly Away. Sì, addio. Andiamo a battere loro. Siete allenatori? Sì, vai. Battiamo anche questi due fanta allenatori. Lotta in doppio, ok. Checca come secondo Snorlax. Sì, Snorlaxone. Il terremoto dovrebbe fare male a loro, eh? La surf che farebbe male a loro, che terremoto. Ma anche terremoto in realtà. Allora andiamo con Energy Ball su Nidoking e terremoto su tutti. Ok, beccata, non mi fa molto danno. Tail Whip, va bene, non mi fa nulla. Andiamo di terremoto che non fa molto male a Sceptile, ma fa malissimo a loro due. Poi Energy Ball su Nidoqueen e Body Slam, va bene. Ecco fatto. Battuto anche questi due fantallenatori. Eh no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Mi spiace. Vai, andiamo a battere anche questo pescatore. Ci ha chiesto se abbiamo trovato qualcosa pescando. Qui si può trovare Wailmer se vi interessa da catturare. Con l'amo buono, credo. Leaf Blade. Su Octillery. Poi chi ha Whiscash, lasciamo Sceptile. Danno 4 per Leaf Blade e addio. Dovrebbe essere Acquaterra lui, giusto? Endeavor, no, grazie.
Perfetto, proseguiamo. Qui abbiamo una medium. Non si sa bene per quale motivo ci sia una medium su questo percorso, ma battiamola comunque. Ha come un Vaporeon. Robe a caso, va bene. Forse è un'allenatrice dell'anime. Andiamo di Leafblade. Perfetto. Sceptile è fortissimo. Mi preoccupa il fatto che non stia salendo di livello Corphish. Ok, vediamo invece quest'altro allenatore cosa vuole. Questo rischia tutto con Crowdunt, ecco quello che dovrei avere io al posto di Corphish. Ma dato che Ash non fa evolvere i suoi dannati Pokémon, non potremo prenderlo. Non potremo usarlo. Ok, Corphish a livello 48. No, questo è Endeavor. Ok. No, mi spiace Corphish, ma non puoi evolverti. Devi rimanere una pippa. Ash ha voluto così. Altra allenatrice. Ha detto di stare lontana dalle nostre uova questa. Attenzione, eh. Dobbiamo stare lontani dalle loro uova. Va bene. Andiamo di Xissor. Ah, ha provato a paralizzarci, ma non ha effetto su di noi. Ah, sì, continua. Prova, prova. Tanto sei morta. Ok. Nicoletta abbiamo battuto. Perfetto. E qua non possiamo passare perché ci sono le uova. Qualcuno sta provando a rubare le nostre uova, per favore aiutaci. Chi sarà mai che sta provando a rubare le loro uova, secondo voi? Andiamo a vedere. Jesse e James. Con queste uova faremo i milioni. È perfetto. Non possono nemmeno combattere le uova. Non possono nemmeno combattere e ribellarsi, diciamo. Who knows what kind of rare beauties are in there? Chissà che genere di bellezze rare ci sono qui dentro. Oh no. Quando è che sono arrivati qui questi? Wobbuffet. Mi spiace. Wobbuffet ha detto la cosa giusta, più giusta di tutti. Ok, ho mandato Corphish sperando che contro loro possa fare qualcosa. Andiamo di Crabhammer. Avevamo Seflinci, però guarda, inizia già male, eh. Ok, andiamo ancora di Crabhammer. Poison Tail lo avvelena? Sì, ovviamente. E missa pure l'attacco. Oh, Corphish è davvero una sega, si può dire, eh? Ok, vai. Almeno si prende un po' di punti esperienza, ora lo sostituiamo. Poi, peraltro, prende anche pochissimi punti esperienza. Cacnea, sì, sostituiamolo e mandiamo Swallow. Non ha ancora fatto evolvere in Cacturne lui? Ma lo farà mai evolvere in Cacturne, che voi ricordiate? Andiamo di Aerosalto. Ok, Dustox, lasciamo pure Swallow. Non c'è problema. Vai, assalto nuovo. Perfetto. Poi chi mandi? Wobbuffet. Cambiamo Pokémon e mandiamo Donphan, dai. Mandiamo Donphan contro Wobbuffet. E usiamo un bel terremoto. Addio Wobbuffet. Ed infine Mr. Mime Junior. Davvero Mime Junior hanno? Figo. Crepa, livello 5, poverino. Ok. Blasting off again. Andiamo via di qui prima che, quando possiamo. Grazie per aver salvato le nostre uova. Vorresti prenderne qualcuno come un regalo, certo. Allora, voi potete prenderle qui. Io a questo punto le prendo, tanto non c'è problema, insomma. Prendiamole. Sono 9 uova. Ok. Depositiamo un attimo i nostri Pokémon qui. Ecco qua. E prendiamole. Sono tutti Pokémon che io ho già. Però se voi interessasse avere le uova, sapete che non c'è bisogno di farle per i Pokémon Baby, perché qua le ottenete tutte. Ok, tutti i Pokémon Baby che potete fare fino a questo momento li ottenete qui. O quasi tutti. E in più ne ottenete anche qualcun altro. Sono tipo 9 uova. C'è dentro il mondo in queste uova. Sì, grazie. Me le date? Uno me ne è dato. Ah, ma devo fare schiudere una alla volta? Beh, in questo caso no, allora, ragazzi, cioè, non sto qui a fare. Non sto qui a fare la spola camminando avanti e indietro. Prendo l'uovo, lo lascio qui, ogni tanto passerò per prenderne altri al massimo. Comunque sapete che la maggior parte sono i Pokémon Baby, cioè non ci sono sorprese in queste uova particolari. Ok, riprendiamoci la nostra squadra. Ecco qua.
Consuelo che ci fa guadagnare più soldi e Corfish che sta prendendo un po' di punti esperienza. Ok, proseguiamo. Alla tipa dentro abbiamo parlato però, aspettate, non mi sembra. Salve, grazie per aver salvato le nostre uova. Ah, c'è pure Pokémon, grazie mille. Perfetto, possiamo proseguire, meglio di così. Salve allenatore. Vediamo un po' questo avicoltore cosa vuole. Ah, Xatu. Quindi Forbice X gli fa danno normale. Facciamoglielo. Psichico mi fa parecchio male però. Mannaggia lui. Pure colpo critico, Infamella. Fammene un altro colpo critico infame. Xatu. Ok, chi mandi? Noctowl. Sì, cambia Pokémon. E proviamo a mandare Corphish. Vediamo se Corphish riesce a tirare giù un Noctowl. Con una bella creba ammerata in faccia. A Proar mi fa malissimo. E infatti non riesce a tirarlo giù. Peccato, ma andiamo Swallow. A Proar va bene, continua a fare una bara onda e noi usiamo Brave Bird. Addio, Noctowl. Ok. Andiamo a battere anche lui. Salve, pescatore. Ho la sensazione che il mio Sceptile ti farà fuori tutti i Pokémon con un colpo, tranne Gyarados. Gyarados è un po' più difficile da far fuori in un colpo. Ah, è vero che tra l'altro ha poca vita il nostro Sceptile, ma andiamo a Pikachu. Dite che prima della fine del gameplay arriverà al livello 100 Pikachu? Secondo voi? Boh, per me forse è un po' tanto il 100, potrebbe arrivare all'80 secondo me. Ok, Gyarados di nuovo, lasciamo Pikachu. Questo potrebbe essere tipo la vendetta del pescatore con 6 Magikarp, che adesso invece ha 5 Gyarados, che gli si sono evoluti tutti. Vediamo, continua ad avere Gyarados effettivamente. E si continua a diminuire l'attacco, tanto io attacco con l'attacco speciale, quindi. Poi danno 4 per, guarda, cioè anche se volessi attaccarti con Pikachu Thunder Punch ti farei comunque ti one shotterà lo stesso. Anche con l'attacco droppato. E Milotic, ok. Electroball. E addio Milotic. You won, grazie. Corphish non si può evolvere, mi spiace. Andiamo a darci una curata veloce Pokémon qui alla pensione. Così che il nostro Sceptile si rimetta anche un po' in sesto. Grazie. E proseguiamo. Proseguiamo, proseguiamo. Let's rock. Time to prove to my family I can do this. Tempo di provare alla mia famiglia che posso farlo. Anzi, dimostrare alla mia famiglia sarebbe più corretto dire. Ah, contro Venusaur. Interessante, eh? Interessante contro Venusaur. Contro Venusaur io manderei Swallow. Però, perché Forbice X non penso sia super efficace. Ah, Radicalbero, addirittura. Brave Bird, vai. One shottiamolo. Prendiamoci un po' di recoil, ma fa niente. Ecco qua. Poi Butterfree. Lasciamo Sceptile, lasciamo Swallow, volevo dire. E andiamo di volo. Un volo dovrebbe bastare se non fallisce. Perfetto. My dreams. I miei sogni, mi spiace, caro. Proseguiamo. Percorso 13. Salve, avventuriero. Tutti questi Pokémon di tipo acqua. Non riesco proprio a passare. Beh, giustamente lui avrà Pokémon di tipo roccia o terra. Che se lo prendono in quel posto. Infatti, terra. Beh, sarebbe l'ideale per allenare il mio Corphish questo. Allora, uccidiamo con Leaf Blade il suo Sand Slash. E poi mandiamo Corphish. Pupitar, sì, vai Corphish, tutto tuo. Pupitar dovresti riuscire a buttarlo giù con Crabhammer. E dovresti forse anche essere più veloce di lui. No, comunque più veloce Pupitar. Ok, però con un Crabhammer effettivamente lo butti giù. Golem, lasciamo Corphish. Potrebbe morire. O forse no. È a vigore, mi sa che muore. Allora, cosa fa? Rock Blast. Forse lo regge, dipende quanti colpi fa. Ma dai, però, che sfiga. Cioè, non poteva farne 4.
Infame di merda. Mandiamo su quello, dai. Aerosalto e via. Vai. Aerosalto. Peccato, quell'abilità vigore è una delle cose che odio di più in Pokémon, guarda, fastidiosissima. Wipeout, sì, Wipeout. Andiamo a curarci Pokémon per forza, perché cioè, mi hanno ucciso Corphish, quello che si deve allenare, e me l'ha ucciso con vigore, quell'infamella. Dai, curiamoci Corphish. Vai. E proseguiamo. Poi magari per la lotta contro il Tucker darò un altro strumento a Corphish, magari un bel Quick Claw. Che magari l'ho fatto attaccare per primo, che dite? Si spera almeno. Salve! Something in the area is wrong. In che senso? Qualcosa nell'aria è sbagliato. Forse perché c'era Team Rocket, intendevi quello? Dai, andiamo di Energy Ball. Su Plazol. Non paralizzarmi, per favore. Niente, oh. Cioè, è incredibile. La sfiga che ho in questo gioco. Ok, non torno a curarmi Pokémon, faccio solamente un full heal. Dov'è la full heal? Eccolo qui, vai. E si prosegue. Salve anche a te. I bet you got tired of all the water types. Well, have another one. Beh, grazie, hai un altro tipo acqua? No, è anche un altro tipo. Ok, Marshtomp. Acqua terra, perfetto. Acquaterra sei perfetto, guarda. Leaf Blade, danno 4 per. Nessuna possibilità di sopravvivere e addio. Grandissimo Clark Kent. Allora, proseguiamo di qui. Andiamo a battere questo allenatore. E di sopra vediamo il Battle Dome. Ok, tu hai Pokémon tipo volante. Quindi il mio Sceptile non è proprio al massimo. Mandiamo Snorlax, vai. Ok, agilità, va bene. Body Slam, acupressione. Sì, si sta bustando tutto sto tipo. E io l'ho paralizzato. Che sfigato. È comunque più veloce di me. Va bene. Ok, Corphish livello 50. Scyther, mandiamo Swallow. Scyther dovrebbe essere quello a trovante, giusto? Quindi Brave Bird se lo piglia in faccia, crepa malissimo. E sì, un po' di danno da recoil, va bene. E Skiplum, lasciamo Swallow tranquillamente. E lui dovrebbe andare giù con, anche con un aerosalto, in teoria. Infatti. Perfetto. E abbiamo battuto anche il Bird Keeper, non possiamo fare evolvere Corphish di nuovo. Ah, vediamo se ci sono altri allenatori di qui, prima di andare avanti. Tu sei un allenatore. Ci ha detto che lì dentro c'è il Battle Dome, grazie, non l'avevamo capito. Brett. E Tailow lo possiamo battere anche con Sceptile, senza problemi. Leaf Blade, anche se non è molto efficace, lo tiriamo giù tranquillamente. E Firou, proviamo a mandare Corphish. Proviamo a mandarlo, dai. E a fare una bella Crabhammer. Aia Drill Pack potrebbe farmi relativamente male, però non troppo, dai, buono. Oh, finalmente Corphish riesce a tirare giù un avversario in un 1v1. Anche se non prende ormai punti esperienza, ne prende pochissimi. Allora, Battle Dome, leader, Dome, Ace, Tucker. Ok, Tucker. Qui c'erano questi due allenatori che non ho ancora battuto. Swallow e Sceptile, dai. Andiamo con Swallow e Sceptile. Andiamo a battere loro due. Zangoose e Seaviper, ok. Avrei dovuto mandare qualcuno con terremoto. Però ci accontentiamo. Allora, iniziamo con Leaf Blade su Zangoose e Aerosalto sempre su Zangoose. Vediamo di tirarlo giù subito. Perfetto, fuori uno. Swords Dance si aumenta di molto l'attacco lui. Io a questo punto andrei di Energy Ball e Brave Bird. Facciamo più danno possibile. Oh, grandissimo Swallow. Top danno. Perfetto. Sceptile al 58. E abbiamo battuto anche loro. Allora, andiamo a vedere qui dentro cosa si trova. Se ci sono magari degli strumenti. No, strumenti non ci sono.
Da quello che so non ci sono nemmeno Pokémon selvatici nuovi, in questa zona. Barboach nell'erba alta, tra l'altro, va bene. Non stiamo qui a perdere tempo a cercare Pokémon selvatici, perché da quel che so non ci dovrebbero essere Pokémon nuovi. C'è qualche Pokémon vecchio se magari serve da catturare. Qui invece dovremmo avere, esatto, un'infermiera che ci cura i Pokémon. Tu sei un allenatore? No. Lui dice che ama questo posto. Vorrebbe riuscire a vedere tutte le battaglie. Ok. Tucker fa battaglie in doppio. È un tipo di battaglia unico. Oddio, unico. I want to be Tucker's understudy. He's so strong. Vorrebbe diventare il discepolo, lo studente di Tucker. Tucker è davvero fantastico. Oh, ragazzi, ma quanto è forte Tucker? Allora, il buon Ash lo sfida con Corphish e Swallow. Ok. Sarà tosta, però proviamo comunque anche noi a sfidarlo con Corphish e Swallow. Però a Corphish diamo magari un altro strumento. Diamo uno strumento che possa aiutarlo, tipo un bel Quick Claw. E speriamo nella fortuna. Dov'è il Quick Claw? Eccolo qui. Give. A Corphish. Ecco fatto. E vediamo come va. Direi di salvare qui. Ecco fatto. E andare, vai. Sei qui per battere Tucker. Vuoi arrivare? Sì, certo. Cioè, attraverso questo posto sfidere Tucker. Vuoi andare? Guardate lì Vera e Brock che ci guardano. Ok, non c'è Scott da qualche parte. Non c'è Scott, peccato. Pronti? Pronti. Benvenuto nel Battle Dome. Non è amorevole? L'hai sentito? La folla, l'hai sentita la folla. Stanno tutti impazzendo per vedere il match. Scommetto che stai tremando dalla tensione di poterti finalmente battere contro di me. Sarà tosta, però proviamo ad andare comunque con Corphish e Swallow contro Dome e Stacker. Eccoli appunto. Cioè solamente Ash riesce a battere questi due nel cartone con Corphish e Swallow. Oppure hanno pure prepotenza. Proviamo a tirare giù Arcanine subito. Brave Bird, direi di farlo su Arcanine, vai. Guardate, non gli faccio danno. Vabbè, almeno prendo poco danno da recoil. Fire Blast e Dynamic Punch, per fortuna ha missato. Ok, andiamo ancora di. Tanto tu morirai ora, Corphish, quindi è inutile che fai qualcosa. Andiamo ancora di Brave Bird su Arcanine. No, dai, è rimasto ad un PS, non ci credo. Vabbè, tanto sapevo che sarebbe morto Corphish. Però magari, appunto, non fosse morto. Cioè, fosse morto Arcanine, che adesso usa pure extra rapido. Saremmo riusciti a fare un attacco in più con Corphish. Water Pulse mi uccide? Sì. Niente, ragazzi, siamo rippati. Abbiamo perso pure un bel po' di soldi. Ah, mi riporta al Pokémon Center addirittura. Ok. Va bene. A questo punto, a che Pokémon Center mi ha riportato? A quello di Zafferanopoli, va bene. A questo punto, ragazzi, vi ho provato che battere il tipo di con Corphish e Swallow non ha molto senso. Cioè, è davvero una cosa stupida da fare. Ash l'ha fatto nel cartone, ma perché Ash segue regole proprie, come ben sapete, e i livelli di potenza dei Pokémon non contano in quel cartone. Quindi, ritorniamo giù molto velocemente al Battle Dome. E battiamolo con i Pokémon che vogliamo noi. Perché comunque la sfida, diciamo, di Ash l'abbiamo fatta. Palesemente persa, palesemente quasi impossibile da battere, anche perché vi ricordo che Swampert non ha attaccato per 2 turni di fila. Quindi, cioè, o la battete per culo o non la battete. Oppure vi mettete ad allenare Corphish fino a livello 70, probabilmente. E a quel punto magari avete delle possibilità, però non avrebbe molto senso, non sarebbe molto divertente da fare. Quindi, andiamo a batterlo con i Pokémon che vogliamo. Sappiamo che lui usa Arcanine Swampert. Vai, battiamolo. Di nuovo il dialogo. Noi andremo con Sceptile, ovviamente. E contro Arcanine direi Donphan. Ok? Vai. Andiamo con Donphan e Sceptile, che comunque sono due Pokémon che lui usa nella Battle Frontier. E questi sono a livello 53, pure 3 livelli più alti di quelli di prima. Allora, andiamo con Sceptile
Energy Ball su Swampert e Earthquake su tutti. Ma come cambiano le cose scegliendo i Pokémon giusti, eh? Vabbè, va bene, lanciafiamme. E l'ha finito Swamp, e l'ha finito Donphan praticamente Sceptile, va bene. Andiamo ancora con Earthquake. Usami pure Focobomba, che mi ha quasi ucciso comunque. Per farvi capire quanto sono forti questi Pokémon di Tucker. Mai mai, I underestimated you. Ti ho sottovalutato, non è che mi hai sottovalutato, sei davvero forte tu. Ti sei guadagnato il simbolo tattica. Tattiche? Tactics? Ok. Ti suggerisco di andare al Battle Pike come prossimo posto. È vicino a Fuxiapoli, dentro la zona Safari. Attenzione, congratulazioni per la vittoria, grazie. Faciamoci curare ancora una volta i Pokémon. Qui. Grazie, infermiera Joy. E proseguiamo. Proseguiamo. Ecco qui altri allenatori. Allora, Corphish. Lo potremmo anche mandare un po' in panchina, ma andiamo davanti Donphan e Swallow. Salve. Sfidiamo anche loro. Siccome vedete, Corphish è davvero quasi impossibile da utilizzare, purtroppo è così. Andiamo di Rock Slide, dovrebbe essere super efficace, no, se non lo colpisce. Ecco qua. Paralizzato e andiamo bene. Surf e andiamo bene. Oh, ma la sfiga qui, ragazzi, cioè. Sfiga totale proprio. Andiamo a curarci di nuovo i Pokémon, dato che non voglio andare in giro con Donphan disintegrato, sinceramente. Per via di un Sileo. In cui io ho mancato il primo colpo, lui mi ha paralizzato con il suo secondo Body Slam. Ed è rimasto tipo 2 HP con Rock Blast, va bene? Salve. Picnicker Piper. Comandi campo Spoink. Ok. E ti tiro un Earthquake, che te lo ricordi. Fino alla fine della tua vita. Wainaut. Lasciamo tranquillamente Donphan. E andiamo ancora di Earthquake. È difficile resistere ad un Earthquake di Donphan, eh. Difficile. Ok, abbiamo completato gli allenatori di questo percorso e siamo nel percorso 14. Salve. Questo qua ci dice. Ah, aia, un Pokémon tipo volante, però io ho Rock Slide. E Rock Slide, penso che te lo tiri giù il tuo uccellino, eh? Quasi. Dai, però non fallire. Vai di Double Edge, ma basta. Tanto prendi poco danno da Recoil, dato che fa poco danno a tua volta. Ok. Cambiamo Pokémon davanti e rimettiamo magari Sceptile. Ecco qua, e proseguiamo. Ah, contro questi magari no. Contro questi mettiamo tranquillamente Donphan. Diamogli un'acqua fresca. Dove sono qua le acque fresche. Eccola qua. Vai. Confrescati un po'. E proviamo a battere loro. Salve. Biker Lucas con Koffing. Spero non abbia levitazione, sinceramente. Ok, no, ha Neutralizing Gas, perfetto. Addio Koffing. Poi, altro Koffing, lasciamo pure il nostro Donphan. Poi chi ha? Ancora Koffing, dai, cambiamo Pokémon, allora mandiamo Swallow. Contro Koffing e usiamo Brave Bird. Attenzione, non lo uccide in un colpo, davvero. Un po' debolino Swallow, eh. Non riesce a tirar giù un Koffing 11 livelli indietro con Brave Bird. Un po' deboluccio. Poi mandiamo Pikachu contro l'altro Koffing, dai. Mandiamo il buon Pikachu. Vai, Electro Ball. Perfetto, easy, attenzione, easy ci ha detto. Allora, battiamo anche lui. Biker Max. Che manda in campo Mach, perfetto. Per Donphan è perfetto. Earthquake.
Mac ci saluta. Ecco qua, Swalot. Anche lui è perfetto per Dofan, Earthquake, e ci saluta. Ecco qua. E Malik ce lo siamo tolti dalle balle. Ed infine battiamo anche lui. Vediamo chi sei tu, Geralt. Non Geralt, come The Witcher. Bring out, cos'è? Non ho idea di cosa segue la mossa. Anche a livello di animazione. Ok. A questo punto però, ragazzi, prima di proseguire nel percorso e finirlo, dato che nella prossima parte di percorso potrebbe esserci un Pokémon molto interessante, direi che questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!